Salve a tutti e benvenuti al Blue Monkey Languages. In questa lezione introduciamo il plurale. Il plurale indica un cambiamento di numero. Al singolare stiamo parlando di una cosa sola, al plurale stiamo parlando di due o più cose. Naturalmente questo lo possiamo anche usare per persone e animali. Oggi introduciamo la nostra regola generale. Nella prossima lezione vedremo le eccezioni. La nostra regola generale è questa. I nomi maschili generalmente terminano in o, e. Formano il plurale con i. In pochi casi i nomi maschili terminano in a, che diventa i al plurale. I nomi femminili generalmente terminano in a, e, e formano il plurale in e, i. In pochi casi i nomi femminili terminano in o, che diventa i al plurale. Ora rivediamo la nostra regola e facciamo qualche esempio per capirla meglio. Abbiamo già detto che i nomi al maschile tendono generalmente a terminare in o, e, e in alcuni casi in a. In tutti e tre i casi questi nomi formano il plurale in i. Facciamo degli esempi. Parole al maschile che terminano in o diventano i al plurale. Esempio: il gelato, i gelati, il treno, i treni. Ora vediamo quei nomi che terminano in e, che formano il plurale in i. Il cane, i cani. Il cuore, i cuori. Ora vediamo quei nomi che terminano in a, che diventano i al plurale. Il problema, i problemi. Il pianista, i pianisti. Continuiamo con la forma al femminile. Allora, abbiamo detto che i nomi al femminile generalmente terminano in a, e, e in pochi casi terminano in o. Vediamo qualche esempio. Nomi che terminano in a generalmente formano il plurale in e. Esempio: la mela, le mele. La stella, le stelle. Ora vediamo nomi che terminano in e, che formano il plurale al femminile in i. Facciamo qualche esempio. La chiave, le chiavi. La lezione, le lezioni. In pochi casi i nomi al femminile terminano in o, e queste diventano i al plurale. Qualche esempio: la mano, le mani. Molto bene. Ripassiamo ancora una volta la nostra regola, iniziando con i nomi al maschile. I nomi al maschile singolare tendono a terminare in o, e, in alcuni casi in a. In tutti e tre i casi formano il plurale in i. Facciamo qualche esempio un'altra volta. Il gelato, i gelati. Il cane, i cani. Il pianista, i pianisti.
Ora vediamo la nostra regola quando parliamo di nomi al femminile. Se questa parola al singolare termina in A, formerà il plurale in E. Se termina in E, formerà il plurale in I. Se termina in O, formerà il plurale in I. Per esempio, la mela, le mele. La chiave, le chiavi. La mano, le mani. Bravissimi. Grazie per seguirci, vi ricordiamo di like and subscribe se ancora non lo avete fatto e di scaricare sempre gli esercizi che trovate nel link qui sotto. Ciao e ci vediamo alla prossima lezione.